Ok amici, allora inauguriamo questa nuova, chiamiamola serie di video, post maturità, questo piccolo sottofondo musicale di una cassetta che sta girando, vabbè, questo non è importante, con questo curioso monitor CTX, che adesso non si legge, prendiamo una torcina per illuminare un attimo, CTX Color Monitor, un po' vecchiotto, molto vecchiotto, dopo leggiamo sulla targhetta dietro perché non ho ancora letto, e dovrebbe essere un 14 pollici se non sbaglio. E la particolarità di questo monitor è che ha tutti i controlli classici, quindi aspettate che andiamo a mettere a fuoco, perfetto. Tutti i controlli dello schermo, vedete lo spostamento orizzontale, verticale, luminosità e contrasto, tutti analogici con le sue rotelle sotto che a mio parere sono bellissime. Un qualcosa che si trova raramente adesso, davvero molto interessante. La sua marca è CTX. La serie, le diciamo qua dietro, 1451, 14 pollici color monitor, made in Thailand. Qui dietro leggiamo anche una data, 1996, marzo 1996. Adesso, sicuramente l'ho già collegato, l'ho configurato con questo netbook. Andiamo ad accenderlo. Tic. E compare l'immagine. Ecco, c'è un piccolo problema di rotazione. Spero sia soltanto dovuto a dei condensatori. Allora, il contrasto e la luminosità sono quasi al massimo. Questo è al massimo, così è più o meno come dal mio obiettivo lo vedo bene. Meglio metterlo al massimo, vedo che si vede un po' meglio. Bisogna un po' giocare. Questo comunque è il minimo, praticamente spento. Comparo un po' quando arriviamo a un po' più di metà del contrasto, perché insomma ha i suoi anni. Comunque, la particolarità, come dicevo, sono appunto questi controlli analogici che ci permettono di agire in modo molto simpatico nella regolazione dello schermo. Vedete? Lo spostamento a destra e a sinistra è molto carino. È proprio una particolarità che sto amando di questo monitor che ho qui da pochissimo, direi circa un'oretta. Ed è veramente interessante. Infatti, penso proprio che lo terrò perché non se ne trovano tanti di monitor che hanno ancora queste regolazioni analogiche. Dopo, adesso vi faccio vedere che il sistema l'ha riconosciuto perfettamente, magari sistemiamolo un po'. Aspettate, eh. Non è mai semplice con questi monitor analogici sistemare le regolazioni. Diciamo che siamo soddisfatti, ma ecco, mancherebbero come controlli, lo vedo adesso. Controlli come il trapezio, che non c'è, non so, non voglio sapere perché, comunque non c'è. Andiamo in risoluzione dello schermo e come vedete il monitor è stato riconosciuto subito come CTX 1431. Queste righe, come sapete, le file CRT per via della frequenza di refresh. Orientamento naturalmente orizzontale, non possiamo cambiare la risoluzione. L'abbiamo connesso tramite VGA. Come c'è scritto qua, plug and play capability. Perché io stacco il monitor, il nostro monitor rimane semiacceso, rimane la spia verde, non c'è una spia arancione. Qui ci ritorna una risoluzione strana. Attacchiamo il nostro cavo VGA, perfetto. E come vedete, subito il sistema ci becca le impostazioni e ci fa vedere un'immagine che si è ancora sballata per via dei condensatori un po' farlocchi probabilmente. Ci prende subito la risoluzione più appropriata, vedete 1024x768. E niente, questo è l'oggetto, che a me sembra molto carino, molto simpatico e devo dire che mi piace un po', mi piace e penso proprio che lo terrò. E con questo vi saluto con anche questo bel sottofondo musicale anni 80 e al prossimo video.